Buongiorno amici di Caccia Passione, siamo EOS 2024 qui a Verona e siamo, come potete vedere, nello stand Benelli. Siamo in compagnia di una narratrice d'eccezione, perché oggi abbiamo l'onore di avere Barbara Precetti qui con noi, che ci introdurrà a un mondo che ben conosciamo, la nuova tecnologia Advanced Impact di Benelli. Ciao Barbara, grazie di essere tu a spiegarci. Grazie a voi. Benelli ogni anno introduce nel mercato tantissime innovazioni, tantissimi prodotti, e quest'anno abbiamo concentrato la nostra attenzione su questo sistema integrato canna strozzatore che, come hai detto tu, si chiama Benelli Advanced Impact. È un progetto, un'innovazione che viene proprio studiata oramai da diversi anni all'interno di Benelli e che, grazie a un profilo ridisegnato internamente, permette la fuoriuscita dei pallini in maniera più veloce, più distante e per arrivare in maniera più in profondità sul bersaglio. Con un impatto maggiore. Con un impatto maggiore, esattamente. Questa tecnologia è applicata sulla famiglia Raffaello, a partire dalla Limited Edition in calibro 20, al Raffaello Deluxe AI, al Raffaello Silver e alla versione Black. Ovviamente ce l'abbiamo sia in calibro 12 che in calibro 20, non proprio in tutte le versioni, ma nella maggior parte. E abbiamo gli strozzatori che sono differenti rispetto allo standard che conosciamo, perché sono lunghi 12 centimetri, ovvero gli strozzatori interni e esterni, quindi quello che viene anche comunemente chiamato CNURLED. Questo per garantire, diciamo, a questo sistema di lavorare insieme al profilo interno della canna ancora in maniera migliore. Per quanto riguarda il calibro 20, invece, gli strozzatori mantengono una dimensione standard, quindi 70 interni e 2 cm esterni. La tecnologia non è applicata solo nei semiautomatici della famiglia Raffaello, ma anche nella famiglia 828, che con l'occasione non si chiama più 828U come precedentemente denominato, conoscevamo, sì. Li vediamo qua, ma si chiama 828S. Questo per sigillare, diciamo, questa superiorità di innovazioni che abbiamo inserito all'interno. Gli strozzatori qui sono interni e ovviamente abbiamo, come sempre facciamo, toccato anche un po' l'estetica, perché comunque anche l'occhio vuole la sua parte. Esatto, diciamo. L'attenzione ai dettagli è sempre una firma di Benelli, e siamo andati quindi anche a rivedere quella che è l'incisione presente nella bascola dell'arma. Faccio un inciso a proposito di incisione e di arte. Ricordiamo, insomma, l'attenzione che ha Benelli nei confronti dell'arte, il concorso che fate tra gli studenti dell'Università di Urbino, le pubblicazioni sull'arte, insomma, diciamo che voi siete molto sensibili, Benelli è molto sensibile a questo argomento. È verissimo, infatti ci piace molto avere questa tipologia di collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Urbino, perché introduce comunque sia anche all'interno di Benelli dei particolari e delle opere che restano, che rendono uniche queste sì, produzioni. Restano veramente indelebili. Ma poi, le novità non finiscono qui. No, non finiscono qui. Infatti possiamo parlare anche un po' di rigato. Ah, perché no? Insomma, diciamo che ne avete del tutto il diritto. Esatto. E se inquadriamo. Noi ci stiamo anche, la stiamo facendo live, perché ci sono giustamente anche le persone che, sì, esatto, come noi o come voi che state dall'altra parte, vogliono informazioni, conoscere questi prodotti. E qui infatti vediamo l'Endurance Wood nasello regolabile. Quindi abbiamo dotato la nostra carabina, che già era stata comunque sia rivisitata e fatto un restyling sia a livello estetico sia a livello funzionale lo scorso anno. L'abbiamo implementata con un nasello regolabile che si regola proprio, si adatta semplicemente proprio, per un'altezza di 40 mm. Quindi, diciamo, si ha la possibilità di avere una carabina ancora più personalizzabile, che si adatta proprio alle esigenze di ogni cacciatore.
E possiamo anche continuare con un'altra chicca, se vuoi. Ci stai svelando un sacco di cose. Che riguarda... Sapevamo di aver scelto bene. Dobbiamo fare qualche nostro... passo in più. E andiamo sulla famiglia Montefeltro. Alberto, c'è la licenza. Qui troviamo non una, ma ben due novità, che sono il Duca di Montefeltro e il Montefeltro Beccaccia, entrambi disponibili sia in calibro 12 che in calibro 20. Il Duca di Montefeltro ha un'incisione molto particolare perché è una laseratura che è stata studiata internamente a Benelli e grazie a queste linee parallele che si disegnano sulla carcassa si riesce ad ottenere una texture davvero davvero particolare. Si sente anche al tatto, poi non so se la telecamera riesce a rendere il dettaglio, ma è proprio evidente da... Esattamente, poi ovviamente ci sono i soggetti venatori. Certo, questo a scelta, come sempre a scelta del cacciatore. Esattamente. E invece per quanto riguarda il Montefeltro Beccaccia, anche lui ha, diciamo, adottato il restyling che è stato fatto sulla famiglia Montefeltro e quindi diciamo tutta la cosmesi è andata diciamo a seguire quello che è il restyling che è stato fatto sulla famiglia e adotta lo strozzatore Ampliator che comunque sia nelle stoccate tra i 10-20 metri amplia la rosata di un 30% più efficace il tiro. Ha la bindella in fibra di carbonio e ha tutte, diciamo, quelle accortezze funzionali che sono state comunque implementate, come ad esempio l'easy loading, l'easy locking, che sono funzionali per poter utilizzare un'arma nel miglior modo possibile, specialmente in una caccia difficile come questa che tutti conosciamo, esatto, richiede delle abilità particolari. Noi ve l'avevamo promesso che le novità sarebbero state tante e sicuramente Barbara ne ha detto un terzo di quello che può dire, perché Benelli non è sicuramente ferma nella sua attività di progettazione e ricerca, quindi noi vi continuiamo a seguire. Barbara, ovviamente strappandoti come sempre la promessa che le prossime novità le racconteremo insieme. Va benissimo. Grazie Barbara. A te. Ciao.